Io sono Farinella. Dozzo Cici è la mia minestra. Sono la maschera di Putignano, il carnevale di Cartapesta. Dispenso gioia, sorrisi e sollazzi a grandi e piccini. Sono una maschera assai speciale. Venite con me, vi porterò a conoscere i miei compaesani. Gente allegra e molto ospitale. Buongiorno paesano, mi dai un passaggio su questa bella carrozza di altri tempi? Oh! Prego, sali! Io sono Farinella. Piacere, Colino. Lui è mio figlio Enzino. Piacere. Piacere. Ehi, Farinella, questa è la carrozza che ci ha lasciato il nonno. Bella, bella. Andate al mercato? No, stiamo andando alla festa dell'orso per sapere come sarà l'annata. Abbiamo portato un po' di paglia per il pagliaio dell'orso. Ma il tempo è bello, quindi l'inverno sarà ancora lungo. Allora andiamo. Andiamo. Buongiorno, Domino. Buongiorno, Farinella. Come mai da queste parti? Oggi è la tua festa e non potevo mancare. Sì, il giovedì dei preti. Purtroppo, Farinella, qui in chiesa non nulla per te. Ma a me basta ascoltare quel bel sermone che hai pronunciato domenica alla messa, di cui oggi c'è tanto bisogno. Allora, Farinella, il sorriso. Un sorriso non costa nulla e produce molto. Arricchisce chi lo riceve, senza impoverire chi lo dona. Non dura che un istante, ma nel ricordo può essere eterno. Nessuno è così ricco da poterne farne a meno. E nessuno è così povero da non meritarlo. È un bene che non si può comprare, né prestare né rubare, poiché ha valore nell'istante in cui esiste. E se voi incontrerete che l'aspettato sorriso a voi non dona, siate generosi e date il vostro, perché nessuno ne ha tanto bisogno come chi non sa darlo. Buongiorno, Rosetta. Tutta roba colorata oggi. Buongiorno, Lina. Sì, sono i vestiti di carnevale di mio figlio. Se li è sporcati tutti di coriandoli, vino. Dove? Ieri sera è andato a ballare in una cantina e si è ritirato stamattina tutto ubriaco. Infatti, è andato a bussare alla casa di Don Vito. E che cosa ha detto Don Vito? E che cosa gli doveva dire? Gli ha fatto una bella ramanzina e l'ha accompagnato a casa. Signora Lina, signora Rosetta, andiamo, andiamo, che oggi è la vostra festa. La nostra festa? Oggi è il giovedì delle vedove. Ma noi andiamo in chiesa solo a sentire la messa, a dire il rosario. Ma questa sera vi porterò a sentire un'altra messa. Gioia, felicità, colori vivaci. E basta con questa penitenza. Speriamo che quando ritorniamo a casa non ci accompagna Don Vito. Speriamo, Lina, speriamo. Buondì, mia bella acquaiola. Oh, buondì, Farinella. Vuoi dare da bere a questo fustacchione? Ma da bere non si nega a nessuno. Quanto al fustacchione, ma non lo vedo. Vabbè, che accende? Quello è il vestito che assottiglia. Il vestito! Farinella, dai! Vabbè, lasciamo perdere, parliamo di te. Come ti chiami? Ti vorrei portare ad una festa. Ma sei matto? Io sono una donna sposata. Appunto, oggi è il tuo giovedì.
Ho capito. Ma io ho un marito gelosissimo. Non preoccuparti, perissimo. A lui ci penso io. Sì? Dai, vieni con me. Ti porterò Farinella nel divertimento più sfrenato. Sì. Dove potrai mostrare tutta la tua esuberanza. Oh. Tutta la tua avvenenza. Oh. Tutta la tua sessualità. Oh, la tua. Raffreddati, Farinella. Va, quello è violento. Tartaglia un po', ma con le mani ci va duro. Dovrà passare prima sul mio cadavere. Il suo cadavere. Diamo per fustecchione il tuo cadavere, Farinella. Fedele! Fedele! E che fai, scendi? Non alzare la voce, che Amalia sta dormendo, che stanotte ha fatto tardi e è andata ad assistere la madre. Vabbè, scendi, che abbiamo un appuntamento col dentista, che andremo a limare quel dente. E vabbè, andiamo a limare. Aspetta, mo scendo. Ciao Nanni. Ui, ciao. Come stai? Bene, bene. Oggi dobbiamo andare a limare qualcos'altro. E cioè? Oggi è il giovedì vostro, dei cornuti. E quindi una spuntatina agli appendici noi gliela vogliamo dare? Certo. Buongiorno. Possiamo andare. Aspetta, sta dicendo Farinello che oggi è la festa nostra e dobbiamo andare a limare le corna! le vostre! Perché io non ne ho bisogno! Perché Amalia è una santa donna! Vabbè, ma questo è un rito goliardico del carnevale! Noi lo sappiamo bene che Amalia è una donna onesta e di sani principi! Ma se è goliardico, allora possiamo andare! Se sapessi di sì, come si fa? Sì. Fedele, da qui. La nostra compagnia, cornute così sia, un rito del più vecchio carnevale. Così mi da questa vita ogni anno faccio un vino profumato che appena lo bevi ti senti di portare a cena una bella donna al lume di candela. E poi? E poi dipende. Se lei acconsente, me la porto pure a casa. E dunque, il vino ha un effetto afrodisiaco. Poi la festa delle probagini lo esalta. Vabbè, e dunque? E dunque, qua si scopa, Cosimo! Ah, si scopa! Poi, basta bere a te, basta bere! È quello Pasquale, ancora non scende. Pasquale! Dai che è tardi! Armando! Ieri sera, l'ho visto io, si è fatta accompagnare da Don Vito.
Non gridare. Stai calmo. Ma non vedi che mi sto facendo la barba? Ma vedi se ti muovi, vedi? Si sta facendo la barba. Non è che dobbiamo andare a ballare. Qua dobbiamo andare a zappare la vite. Che c'entra? Lì c'è la figlia del Massaro. Un buon partito. Oh, che io mi devo sistemare. No, no, tu prima devi lavorare e poi ti devi sistemare. No, io al momento prima mi sistemo. E poi, se avanza tempo, lavorerò. Ma che sei possibile? Così mi. Questi giovani fanno tutto al contrario di tutto. Ecco, tutto al contrario di tutto. Eh sì, prima scopare e poi affaticare. Poi basta bere, Cosimo, basta bere. Buongiorno. Buongiorno. Che fate questa sera? Venite alla mia festa? Dipende come ci sentiamo dopo la zappata. Io vi aspetto, Arrivederci. E ti sempre passa in la bufata ca Buongiorno professore. Come va? Caro Farinella, come mai da queste parti? Sono venuto ad invitarla all'ultimo giovedì del carnevale. E qual è il mio giovedì? Dei pazzi. Dei giovani da sposare. A proposito, avete trovato qualche bella collega da maritare? Caro Farinella, io sono uno stimato professore di matematica. Devo fare dei calcoli. Una proiezione, una valutazione dei vantaggi e dei svantaggi. Domanda, questa compagna sarà alla mia altezza? E questo è il dubbio amletico che devo risolvere. Ma al professore sarà partita qualche sinapsi. C'è poco da calcolare. Stasera, vieni con me. Sì. E da lì ci sono tante belle zitelle da maritare e ti riprenderai. Non è semplice. Io devo fare dei calcoli. Caro Farinello. È qui la festa? C'hai l'invito? Io sono Farinella, la maschera del carnevale di Putignano e non ho bisogno di invito. Aspetta che chiedo a mio amico Fagiolo. Allora, chi è? È lui. Parola d'ordine. Divertimento. Va bene, puoi entrare, è tutti qui la festa. Arriva Farinella. C'è che ci sia, è sempre il carnevale, è sempre il Putignano, fabbrica di carne, ci guardi siamo noi, è bello il carnevale, in bazza l'allegria, fabbrica di carne, ci guardi siamo noi. Vi aspettiamo al carnevale di Putignano! Eh sì, i sogni aiutano a vivere. Comunque, rinnovo l'invito. Vi aspetto tutti al carnevale di Putignano. Ciao ciao!